prima che inizia il video, mi raccomando, 90 mi piace per un prossimo video di Clash Royale. Quindi mi raccomando con sti like, eh. Bella a tutti ragazzi, nerditti, oggi siamo ritornati su Clash Royale, oppure Clash Royale. Come avete detto dal titolo, sì, oggi andiamo a provare la gang dei goblin che è appena uscita. Tra l'altro, se vedete che parlo un po' male, perché c'è un'afta, se non mi sbaglio si chiama afta, che mi sta facendo un male cane. Comunque, ho acquistato questi qui che stavano a 100, ne ho presi 400 e li ho fatti all'8, e quindi comunque non sono male. E ora li andiamo a provare insieme. Sono arena 10, sono arrivato in arena 10. Per chi mi segue su Instagram, appunto, sa che sono arrivato in arena 10. Mi raccomando, 90 mi piace, iscrivetevi al canale se ancora avete fatto e possiamo partire. Quindi battaglia, vediamo un po' come va a finire sta partita. Guarda, la prima volta che uso sti goblin qua, la gang dei goblin, non so come funziona. Appunto, ho aspettato questo video perché sono le 9:30 di mattina e quindi sono usciti praticamente oggi. E niente, li proviamo. Allora, lui ha subito quella. Allora, io un attimo provare. Eccola qua. Eccola qua, allora guarda, cioè, no, 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 aspettate, aspettate, è la peppina di Mallorca. Ok, vabbè, qua sono danni, mamma mia. Ragazzi, ho voluto riprovare, sapete, no, la curiosità porta a fare cazzo come questa. Allora, mettiamo qui, con calma, devo giocare con calma, mettiamo il boia, normalmente, ok. Direi subito di partire con questo, tengo subito la scarica pronta, sicuramente lui mi metterà di nuovo i barbari, non penso, infatti, ok. Allora, mettiamo subito questo, subito qui la zap. Ok, qui mettiamo la gang qua dei goblin. Ok, madò raga. Ok, vabbè, sciotta, una zap la sciotta. Però va benissimo, a me sta bene. Allora, vai, perché il mini pecca, no, ha colpito il mini pecca. Devo dire che non è male, però diciamo che c'è di meglio, eh. C'è molto, molto di meglio. Allora, se magari però mi prendi pure quella principessa, dai, su. Ma non mi prendi neanche quella principessa. Allora, aspettate un attimo, cerco di partire così. Vediamo se la fireball, perché lui sicuramente metterà i barbari. Non me li ha messi? Non me li ha messi? Va. Però che sfiga. Mamma mia, oh, è una sfiga pazzesca. No, raga. Qua la vedo, no, dura. Lo so che c'è il boia, lo so perfettamente che c'è il boia che me li squarta tutti. Ma cosa posso fare? Perché quando registro perdo invece quando sto da solo spacco i culi? Per 500. Vabbè, è così. Allora, modestamente, sono buoni ma non proprio buonissimi. Perché comunque sono come i sono goblin normali e goblin lancieri. Non cambia niente. Solamente che al posto di 4 costano 3. Altra partita, vediamo se vado a perdere pure questa qui. Sono nabbo forte. Allora vai, proviamo un attimo a fare sta cosa. Sicuramente qualche zappo, qualche tronco, moriremo malissimo. Allora vai, zap. Ok, dai, almeno un colpo tiraglielo. No. Allora, io direi di un attimo di mettere il boia qui, che ce l'ho a livello 3, che non è male, almeno per chi non shoppa è buono. Io poi direi di fare così. Ok, tanto vabbè, il boia li squarta malissimo. Qua veramente qua. Addio sogni di gloria. Addio. Non li ho presi neanche tutti. Sono morto. E mi ha preso di mira pure il coso. No, raga. Sì, vabbè, buonanotte. No, raga, ve lo dico, non mi piacciono. Non mi piacciono per nulla al mondo. Nella prossima partita li tolgo e magari metto gli spiriti del fuoco, perché io questo deck l'ho fatto appunto con gli spiriti del fuoco. Oppure magari sono buoni, però bisogna appunto creare un deck apposito, perché sennò non si fa da nessuna parte. Guarda che figlio di puttana. Guarda, mi ha messo la torre infernale là. Ma stiamo scherzando? Cosa posso fare? Cos'è che posso fare? Più di tanto non posso fare niente. Non sono utili. Fanno cagare. Non sono utili. Guarda, muoiono con un colpo. Muoiono. Che schifo. No, raga, no. Dai, no, prendiamoci per il culo, dai. No, prendiamoci per il culo. Fanno cagare. Dai, su. Perdere così 60 trofei in due partite per colpa di ste cagate che non valgono a niente. Non valgono. Con un colpo muoiono. No. Allora, facciamo così. Adesso li cambio, li abbiamo provati. Ho detto la mia. Ora però tolgo ste cagate e metto gli spiriti del fuoco, che sono molto più utili. Quindi vai così e mettiamo gli spiriti del fuoco. Magari bisogna pure potenziarli, non lo so. Però a me come truppa proprio non mi gusta. Partiamo subito col domatore. E questo, vediamo. Ah, pure lui ce l'ha. Guardate, con un colpo li sciotti.
Che senso ha? Non ha senso. Aspettate, perché avevano pure depotenziato la cosa, la scarica. Quindi non dovrebbe shottare la scarica. Quindi pensate un po' voi quanto sono scarsi. Fatemi sapere ovviamente la vostra. Allora, io direi un attimo di buttare una palla di fuoco lì. Così almeno so che un po' di danni glieli toglie a quel mega sgherro più la torre. E qui invece, ok, vabbè, due mi sono rimasti in vita. Vabbè, non è male. Almeno un colpo glielo tiri, no. Ok, vabbè, lui comunque c'ha le truppe basse, Questo ve lo devo dire. L'orda di sgherri al 9. Vabbè, ok, non è il problema. Con un colpo li sciotto tutti. Vai, partiamo con mini pecca e domatore e la sabato pupupupu. Andiamo col boia, cerchiamo di... Bello. Guardate. Li sciotta. Vai, facciamo la combo boia sgherri. Vediamo cosa succede. Lo sapevo io. Mortacci le pippo. Dai, almeno una botta di gliela. Vabbè, l'ha messa pure bene. Vabbè. Sì, vabbè. Come no? Ok, va benissimo. Vai, raga, io parto subito così. Dai, veloce. Va benissimo, calamela. Perfetto, dai, zap. Ok, dai. Dai, con una piccola possibilità forse c'è. Forse l'ho buttato giù la torre, dai, un'altra botta. Bello, va benissimo. Allora, aspettate, con calma. Forse una la vinciamo. Forse una la riusciamo a vincere. No! Zappa prima che sia troppo tardi. Ok, vai. Dai, su, abbiamo vinto. Vai, dagli tu almeno un colpo. Vai. Va bene, ok. Comunque, abbiamo vinto. Guardate un po' quanta roba ci ha calato. Avete visto, cioè, con gli spiriti del fuoco è tutta un'altra cosa. Ok, la gang è buona, ma con un colpo li sciotta. Invece gli spiriti del fuoco sono agili e fanno pure danno ad aria. Quindi secondo me sono buoni, però bisogna potenziarli. Oppure magari sono buoni, ma in arena leggendaria non sono buoni, non lo so. Io comunque vi ringrazio per aver visto questo video. Ovviamente se vi è piaciuto lasciate tanti bel like, un commento, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. La vostra Star DT, e ciao.